Andiamo al segno del toro, bella luna, transita in un settore importante che ha a che fare con il commercio, con la comunicazione e devo dire anche con i piccoli successi quotidiani, no? C'è un Mercurio sempre molto attivo nel vostro segno, vi rende creativi, abili nella ricerca di soluzioni, nel concludere affari, nel concludere trattative. Questa è una giornata in cui potete avanzare una richiesta anche sul posto di lavoro e, perché no, una proposta che può essere accolta dalle persone che contano. Poi occhio a questo Marte che semina anche un po' di zizzania nei rapporti di coppia, soprattutto questa è una luna che vi rende anche un po' farfalloni e quindi potreste suscitare anche la gelosia della persona che vive al vostro fianco. Andiamo al segno dei Gemelli.